Mi fa piacere avere oggi nella nostra sede Andrea Manadia. Andrea è un ragazzo che io ho scoperto su Facebook tanti anni fa, poi ho scoperto essere il figlio di un mio vecchio amico d'infanzia. Quindi Andrea è un percussionista rumorista, però fai tante altre cose. Parla un po' di te. Sì, allora, in realtà io sono un percussionista rumorista per gli ultimi progetti di cui praticamente mi occupo, ma in realtà nasco come un percussionista normale, quindi poi successivamente venne l'idea quella di suonare con le percussioni, diciamo con i bidoni, con le latte, le padelle vecchie di mamma, insomma, sta roba. E da lì però praticamente nacque un progetto abbastanza ampio e devo dire lungo, perché ormai è da 6 anni, sì, da 6 anni che porto avanti questo modo di suonare particolare, che devo dire è anche abbastanza apprezzato, che mi ha portato anche in palcoscenici, cioè, importanti, quale quello di Sanremo, dell'Ariston. Sostanzialmente ho portato la spazzatura lì e l'ho suonata. In occasione di un festival, quale? L'ho portata in occasione del Festival di Musica Cristiana, perché anni e anni prima mi videro suonare le percussioni normali presso la Giornata Mondiale Italiana della Gioventù con il Papa a Colonia, praticamente. Ma tu studi jazz anche? Sì, io ho studiato jazz e attualmente sono uno studente fuori corso, ovviamente, del conservatorio, perché gli studi sono lunghissimi. Però sono un batterista jazz. Ma nelle tue intenzioni c'è quello di raggiungere, diciamo, lo scopo, sì? Sì, in realtà sì, a livello professionale con carte, però devo dire che già abbastanza suono con diverse formazioni jazz, con tanti amici che magari conosceranno tutti, Tana Grow, Carmelo Salemi e tanti altri amici, insomma. Le tue prossime esibizioni? Sì, domani in Piazza San Francesco ad Agrigento con due grandi amici e compagni d'avventura. Il primo è Domingo Profita, alias DJ Beating, e Ignazio Gullo, che è un altro DJ, diciamo, di musica reggae molto virtuoso. E dopodiché altri live in giro qui ad Agrigento, per adesso non in programma, fuori a Torino, a Milano qualcosa faremo, e tanti altri progetti. Quindi domani sabato alle ore Domani sabato alle ore 22, Piazza San Francesco, Agrigento. Grazie.